Amici di Pizza e Food, benvenuti a un nuovo appuntamento per farvi conoscere sempre di più del mondo della pizza. Questa volta siamo in Alta Brianza, più precisamente siamo a Paderno d'Adda. Quello che vedete dietro di me è una costruzione molto molto suggestiva, addirittura velata da una leggenda. È stata costruita un ponte d'arcata unica, il primo ponte realizzato ad arcata unica, progettato da un ingegnere svizzero, Julius Rotlisberger, proprio alla fine del 1800. La leggenda narra che questo progettista svizzero si suicidò lanciandosi proprio da qui durante l'inaugurazione di questo ponte, perché il ponte vibrava e quindi lui, preso dall'angoscia, pensando che si rompesse, si distruggesse e creasse quindi un disastro, si buttò di sotto. Questa però in realtà è solo leggenda. La verità è che Julius Rotlisberger morì di una polmonite, che nel 1800 era una malattia comunque letale. Questo è per raccontarvi un po' dove ci troviamo adesso. Vi dicevo a Paderno d'Adda, perché qui c'è una realtà aziendale che andremo a trovare per scoprire i segreti. Naturalmente parliamo di farina, parliamo di un molino che potremmo definire un molino a 5 stelle. Lo scoprirete questo seguendoci. Il molino naturalmente è il Molino Colombo. Allora rimanete con noi e seguitemi, perché io sto andando di là e di là c'è questo molino. Venite. Un'area molto importante dal punto di vista dell'archeologia industriale. Qui sotto proprio lavorò Leonardo da Vinci, che dipinse lo sfondo del quadro della Vergine delle Rocce, e ci sono altre opere, la Scala per fare ripercorrere la corrente dei pesci al contrario. E poi c'è Mulino Colombo. Mulino Colombo è stato il primo mulino azionato dall'energia elettrica. Nel 1885 ed era stato costruito da un tedesco, il signor Wittenbach, e nel 1925 la famiglia Colombo incominciò la sua avventura e è arrivata fino ad oggi. Diciamo che la famiglia Colombo ha preso Molino nel 1925, c'è stato Edoardo Colombo. All'inizio, voglio dire, il mulino era più orientato alla produzione di farine nazionali e per l'esportazione. Nel 1968 l'ha preso Anselmo Colombo. E qui c'è stata, diciamo, la grande esplosione di Mulino Colombo, perché si è incominciato a fare veramente una produzione di grandissima qualità. Un percorso fatto di tradizione e passione per una mission altrettanto suggestiva. Diciamo che Mulino Colombo ha sempre cercato di produrre più qualità che quantità. La nostra mission è di lavorare, voglio dire, per essere, non per essere i primi, ma per essere i migliori. E voglio spiegarlo con un concetto. Quando nel 2001 abbiamo rifatto il mulino, lo abbiamo rifatto col medesimo concetto col quale era stato costruito nel 1948, cioè con un diagramma di macinazione molto lungo che si rifà proprio ai valori dell'antica arte molitoria. È un concetto fondamentale nella produzione della farina, perché dal diagramma di macinazione poi dipende il risultato finale. Non sono soltanto le materie prime che noi andiamo a utilizzare importanti, sono molto importanti, ma non sono così determinanti se poi dopo noi non abbiamo un diagramma di produzione che ci permette di macinare nella maniera adeguata. E questo soprattutto per quanto riguarda il mondo della pizzeria, perché questo ci consente di ottenere delle farine che sono molto elastiche, molto lavorabili per quanto riguarda il pizzaiolo, e questa è una caratteristica che naturalmente il pizzaiolo apprezza moltissimo, perché noi andiamo a macinare il grano lentamente e dolcemente, quindi non stressiamo le catene proteiche della farina. Questo ci permette innanzitutto, voglio dire, di mantenere inalterate quelle che sono le qualità reologiche di partenza dei grani che andiamo ad utilizzare, e questo è un aspetto molto importante. Ci permette di scegliere di non andare a immettere additivi nella farina, e questo è un altro aspetto molto molto importante, e ci permette di danneggiare poco la farina, e questo è un aspetto altrettanto importante per quanto riguarda la lievitazione poi dei prodotti, che avviene in modo più controllato. Siamo sempre dentro al molino, adesso entreremo, amici di Pizza Food TV, proprio all'interno del molino, per vedere tutta la fase e tutto il procedimento di trasformazione del chicco di grano sostanzialmente in farina. Naturalmente siamo accompagnati dal dottor Andrea Ottolina. Eccoci al primo piano del mulino, naturalmente siamo con il dottor Andrea Ottolina e ci facciamo raccontare che zona è questa del mulino. Questo è il cuore pulsante del mulino, ci troviamo nella sala laminatoi. Questa sala ha 24 laminatoi, 12 laminatoi in doppio,
Come vi dicevo prima, si macinano 1200-1300 quintali di grano al giorno, quindi il prodotto viene macinato molto lentamente e molto dolcemente, proprio per accarezzare il prodotto e per non rompere le catene proteiche. Questo è il primo procedimento, ma poi il procedimento va verso l'alto, corretto? Sì, certamente, il grano viene schiacciato, poi con un impianto pneumatico viene portato al quinto piano, scende al quarto, dove andremo a vedere poi i plant sister che fanno una selezione dei prodotti. Al terzo piano ci sono le semolatrici, che sono un'altra caratteristica molto importante di questo mulino. Il secondo piano è semplicemente un piano di campionamento che serve al capomugnaio per verificare la qualità dei prodotti che escono. E poi questo è il piano della macinazione vero e proprio. Per quanto riguarda la tecnologia, oggi il mulino è interamente automatizzato, per cui voglio dire di notte viaggia senza personale. Abbiamo il controllo ovviamente in real time di tutti i parametri di macinazione, abbiamo un sistema di tracciabilità dei prodotti che arriva da molto prima che la legge ce lo imponesse come cogente, quindi sappiamo per ogni lotto di farina qual è la ricetta, qual è l'operatore che l'ha fatto, in quali condizioni, dove è andato. Siamo in grado di ripercorrere a ritroso tutta la vita, diciamo, del nostro prodotto. Esatto. E poi un'altra cosa importante per definire sempre le responsabilità è che ogni operatore, voglio dire, ha una sua password con la quale interviene sull'impianto, e quindi c'è la tracciabilità di ogni operazione che viene fatta da chi praticamente. Un altro aspetto importante sono tutti i tubi in acciaio INEOS che fanno parte, diciamo, della sicurezza alimentare, e questo è molto importante. Altro aspetto è che oggi come oggi, questo per dare un po', come dire, l'idea dello sviluppo della tecnologia, no, possiamo controllare l'impianto da remoto. Allora, al secondo piano del Molino Colombo e al secondo piano del processo produttivo. Il dottor Turia definisce questa zona selva dantesca. Nell'immaginario delle persone il mulino è molto molto semplice in fondo. C'è un'operazione di schiacciamento e viene fuori dalla farina. In realtà, voglio dire, è un lavoro molto più complesso per ottenere un prodotto di grande qualità. Allora, al terzo piano del Molino Colombo, stiamo salendo sempre più in alto, amici pizzaioli, siamo con Carmelo Tomasello. Queste sono le semolatrici. Sono le semolatrici che normalmente non sono presenti nei mulini a grano tenero. Noi ne abbiamo 5 doppie, ne abbiamo 10. La semolatrice è una macchina, è un classificatore dinamico. Non facciamo altro che fare un'ulteriore classificazione a quello che è già stato fatto nel prano superiore del plant sister. Quindi è una macchina che ci consente di fare una separazione pressoché perfetta. Quarto piano, vi ripeto, fra poco saliamo e avremo uno spettacolo sensazionale da vedere dall'alto. Però qui, dottor Ottolina, dove siamo? Qui siamo nella stanza dei plant sister. Questi sono dei setacci, sono degli armadi con all'interno dei setacci a maglie diverse. In funzione della maglia il prodotto o va avanti o passa sotto. Vedete qua sotto questi tubi sono tutte selezioni di prodotti differenti. Allora, quinto livello del Molino Colombo. Qui praticamente il grano arriva dal basso e per caduta con queste macchine comincia il procedimento di macinazione. Quindi, pur essendo al quinto piano, in realtà il procedimento comincia dall'alto, verso il basso. Ed ecco la suggestiva panoramica che vi abbiamo anticipato e dove torneremo la prossima settimana per salutarvi. Ma torniamo coi piedi per terra, più precisamente nel laboratorio analisi, fondamentale per la qualità finale della farina griffata Molino Colombo. Perché da qui parte il cosiddetto controllo qualità del grano. Sentiamo proprio da Carmelo Tomasello che cosa significa controllo di qualità. Ma controllo qualità nasce tutto dal principio, dal momento in cui viene scaricato il grano in buca, quindi dal momento della ricezione del grano stesso. Il grano viene a quel punto insilato, va nei silos, si decide una miscela di grani a seconda della tipologia di farina che si vuole ottenere. Si controlla ulteriormente la miscela di grano in laboratorio, a quel punto si fanno... Quindi il grano torna qui? Torna qui miscelato con la miscela che si vuol fare. Torna in laboratorio, a quel punto vengono fatte più di un'analisi. Con questa macchina invece avremo semplicemente il peso specifico e l'umidità del prodotto e il contenuto proteico. È un mulinetto di laboratorio, un mulinetto sperimentale. Noi prendiamo il campioncino, lo mettiamo dentro, avviamo la macchina e produciamo un piccolo campione di poche centinaia di grammi di farina. Con quel piccolo campione iniziamo a fare le analisi che ci servono.
Ottenuta la farina, ritorna chiaramente in laboratorio per essere testata e per verificare che quello che noi volevamo ottenere con quella miscela di grani è il risultato che noi abbiamo. Iniziamo dall'alveografo di Chopin. Beh, questo è un classico che hanno, direi, tutti i... Questo è un apparecchio classico che hanno un po' tutti i mulini, si chiama alveografo di Chopin e serve sostanzialmente a dare un'idea di quello che è la forza e l'estensibilità della farina stessa. Abbiamo un Infratec, e questa è un'analisi rapida che facciamo all'inizio, proteine, ceneri, umidità della farina stessa. L'umidità è importante perché normalmente la normativa consente il 15,50 di umidità massimo contenuto, quindi ci si attesta normalmente su quel valore. Il contenuto proteico e le ceneri, che determinano la classificazione fra una rifarina 0, una doppio 0 e una tipo 1. La fase produttiva viene preceduta da una fase di pulizia del grano, pulizia e condizionamento del grano, nel nostro caso circa 24 ore, il grano viene condizionato, a questo punto inizia la macinazione vera e propria. Successivamente alle 24 ore di condizionamento inizia la macinazione, a quel punto tutto il processo di macinazione lento e lungo tipico del diagramma di macinazione di Mulino Colombo. Allora, vi siete divertiti, amici di Pizza e Food, amici pizzaioli? Avete scoperto qualche segreto sulla farina, questo spettacolare ingrediente, questo fondamentale ingrediente? Bene, da Mulino Colombo ci torneremo ancora, certamente, perché non abbiamo ancora finito di raccontarvi tutto quanto di questa azienda. Quindi rimanete con noi. Adesso la linea va naturalmente al Pizza TG con gli amici della redazione di Milano, ma poi ci ritroviamo per un altro spazio. Saremo anche qui in un altro posto e vi racconteremo ancora qualcosa di carino e di interessante per il vostro lavoro. Quindi non toccate il telecomando, vi aspetto.